Grande curiosità sulla prova di Joao Felix oggi. Ha tenuto una media pazzesca di reti nelle ultime tre gare. Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia. Siamo a San Siro, nella Scala del Calcio, stadio meraviglioso. Un saluto agli amici da casa da parte mia e di Lele Adani. Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della Serie A Team. Sfida che è garanzia di gol e spettacolo. Tu lo sai, Pierre, eh? Quando c'è da commentare una partita di calcio io sono pronto in prima fila, ma oggi ancora di più. La sfida promette di regalarci gol, spettacolo, emozioni, calcio. Ottima difesa in area. Insomma, l'impressione, le scelte del tecnico rossonero. Questi sono i titolari della formazione ospite. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Prova in porta. Conclusione murata, palla ancora viva. Modric. Ecco Joao Felix. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Pallone che finisce in rete, c'è il vantaggio dunque. Per chi se lo fosse perso, questo è il gol di prima. Onestamente era difficile sbagliare da quella distanza, ma ha mantenuto la giusta freddezza per battere il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Barrenechea. Condizione interessante. Va per vie centrali. Occhio al recupero in una zona interessante. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match del Lecce. Sentiamo. Prima rete del match per il Lecce. Si sblocca dunque il match, 1-0 al minuto 22. D'accordo, grazie. La gioca su Joao Felix. Allontana il difensore su questo tiro. Candreva. Aurelio Buta. Si affidano a una fitta ragnatela di passaggio a caccia del varco giusto per provare a rimettere in piedi il match. Errore clamoroso perché da lì doveva prendere almeno la porta. Musa. La gioca su Joao Felix. Occhio perché se ne va. Può andare in porta. Qui si è superato. Ha salvato la propria porta con un intervento straordinario. Calcio in angolo rosso-nero. Milan già avanti di un gol. C'è spazio per calciare. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Conquistano un nuovo calcio d'angolo. Prova la botta. Il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà per la prossima volta. Prova la botta, salva la porta ma non è finita. Salva tutto qui.
palla gol per João Félix. Gabriel Jesus. Che gesto tecnico pazzesco del portiere. E più di qualcuno qua gridava già il gol, eh? Prova, parata eccezionale del portiere. Non ci credo, Pier, l'avevo già vista dentro. Si chiude la prima frazione con le spalle che rientrano negli spogliatoi e il Milan è avanti. Si confermano la miglior difesa del campionato, perché hanno concesso davvero poco agli avversari nel primo tempo. Non hanno risultato in cassaforte però, perché un gol potrebbe arrivare in qualsiasi momento, basta alla fine un episodio. Non devono perdere la concentrazione dietro, devono stare concentrati e soprattutto va fatto un altro... L'arbitro fischia qui a San Siro, parte il secondo tempo. Può contare sull'aiuto dei compagni. Prova a far partire il tiro. Fuorigioco segnalato dall'assistente. Va sotto la doccia e finisce qui la sua gara. Balde. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione per il Milan. Qui poteva starci il cartellino arrischiato, se la cava con una semplice ramanzina. Musa, palla tra i piedi di Modric, lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari, l'idea eventualmente è quella del contropiede, tutto solo João Félix e c'è il gol, portiere battuto ancora, due reti di vantaggio adesso. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente, è stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Alex Balde, cercato Rafael Leao, avanza con il pallone, si libera del proprio marcatore, indietro verso il compagno e c'è il gol, il vantaggio comincia a farsi davvero pesante. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato, direi, molto bene l'assist all'indietro del compagno. L'ha messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Ora conducono per 3-0. Appuntamento da non perdere, la semifinale di ritorno di Coppa Italia live come sempre. A sfidarsi saranno Milan e Juventus. Finalmente ci siamo. È il ritorno delle semifinali. Tra poco scopriremo chi approderà in finale. Questo match promette calcio vero. Pallone che viene allontanato. Valverde, Musa,
Yunus Musa. Il pubblico lo spinge a tirare. Intervento puntuale del portiere che si tuffa e evita il peggio. Taglia in mezzo al campo, colpito il pallone dal difensore. Apertura su Gabriel Jesus. Gioca la palla dietro. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. 600 secondi da giocare ancora. Leao. Possesso regalato dal Milan. Maggiore. Può passarla. Ha alzato troppo qui la mira. Palla sopra la traversa. Ha calciato con il corpo troppo all'indietro. Normale poi che la palla si alzasse. C'è il cambio in arrivo. Alex Balde. La lavagna luminosa segnala 3 minuti di recupero. Può avanzare indisturbato. Si mette bene sulla traiettoria lontana. Lottin. Mbappé! Ecco il triplice fischio, vittoria e punti preziosi per la formazione di casa. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto, senza sbavature direi. Come in un meccanismo perfetto.